Veniamo adesso alla psicoanalisi. Abbiamo detto che erroneamente molte persone dicono che il padre della psicologia sia Sigmund Freud. In realtà, come avete potuto vedere durante l'arco di questa lezione, Freud è arrivato decisamente dopo rispetto a Wundt, rispetto a Titchener, rispetto a Thorndike, eccetera. Quindi in realtà non è corretto dire che Sigmund Freud è stato il padre della psicologia, ma piuttosto è stato il padre della psicoanalisi, che è un tipo di orientamento. Allora, Freud, austriaco, stiamo parlando della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, poi ovviamente nel canale c'è una biografia molto approfondita di Freud, ci sono le sue lezioni sull'inconscio, sulle sue teorie. Qui la cosa che ci interessa nella storia della psicologia è capire che lui si è focalizzato soprattutto sulla parte dell'iceberg sommersa, in modo particolare ha coniato proprio un nuovo termine che è l'inconscio, che è un mondo dotato di senso e di una propria logica. Quindi il focus, l'oggetto di studio è proprio la vita psichica fatta di elementi e di processi inconsci. Tra l'altro il termine psicoanalisi è un termine coniato nel 1896 proprio da Freud ed è la composizione dei termini psico, che l'abbiamo visto prima, psiche, che è anima, soffio, vitale, eccetera, e analisi. Quindi attenzione a una cosa importante che adesso vediamo nella prossima slide. Allora, prima di tutto vediamo che una frase interessante è che la mente è come un iceberg, quindi l'immagine che abbiamo visto, ossia di questo iceberg dove c'è una parte sommersa e una parte emersa, nasce, è frutto delle teorie di Freud, perché lui sostiene che la mente è un iceberg, galleggia con solo un settimo della sua massa sopra la superficie, che è il comportamento, cioè quello che andavano a studiare solo i comportamentisti. Lui dice sì, però peccato che nell'iceberg tutta la parte sommersa è molto più corposa e quella parte sommersa lui la chiama inconscio, è stato proprio lui che ha coniato questo termine e che si è messo a studiare proprio tutti questi aspetti legati all'inconscio, alla vita psichica inconscia. Allora, dobbiamo chiarire una cosa importante che mi chiedono tantissimi studenti, ma si dice psicoanalisi o psicanalisi? Ecco, allora, Freud coniò il termine psychoanalysis in inglese. In italiano, però, si può usare sia la forma uguale a quella inglese, quindi quella col dittongo, psicoanalisi, ma anche la forma senza dittongo, psicanalisi, perché la nostra lingua, rispetto a quella inglese, consente entrambe le versioni. Però attenzione, la comunità scientifica generalmente preferisce la versione con il dittongo, quindi psicoanalisi, perché è più fedele, tra virgolette, alla versione inglese proposta da Freud. Però di per sé non è un errore, perché in italiano si possono utilizzare sia col dittongo che senza dittongo. Torniamo a noi con la tecnica terapeutica. Freud si focalizzava sulle difese, sulle resistenze nei confronti di desideri, pensieri, tendenze inconsce, quindi completamente diverso rispetto, pensiamo, al comportamentismo. E Freud coniò diversi concetti, tra cui abbiamo visto l'inconscio, psicoanalisi, ma anche il concetto di transfer e di controtransfer che vedete nei video dedicati proprio di Freud. Un'altra bellissima frase di Freud è: i poeti e i filosofi hanno scoperto l'inconscio prima di me. Quello che io ho scoperto è il metodo scientifico mediante il quale è possibile studiarlo. Molto bella questa cosa, perché Freud dice: sì, attenzione, io in realtà non ho scoperto nulla, perché i poeti e i filosofi prima di me sapevano perfettamente l'esistenza dell'inconscio, ne parlavano, scrivevano poesie, parlavano in filosofia dell'inconscio. Però ecco, a me si può dare il merito del fatto che io ho creato un metodo scientifico per poterlo studiare, però di per sé io non ho scoperto proprio nulla. Quindi qua è il sunto, diciamo, della psicoanalisi, che anche in questo caso è un orientamento terapeutico, esattamente come l'orientamento comportamentista cognitivo, esiste anche l'orientamento psicanalista.